Direttamente dalla cameretta magica, oggi 18 di maggio, abbozzeremo il primo set dei magneti di Topolino. In pratica l'ho preso all'edicola a Valmontone, l'ho pagato 6 euro, calcola la prima uscita è col magnete di Paperino. Comunque qui c'è il fumetto e la confezione con dentro il magnete di Paperino. Poi dall'1 di giugno ci sarà l'uscita col magnete di Topolino che sicuramente comprerò. Qua è scritto personalizza il tuo mondo con i magneti di Topolino. Wack. Qui c'è la scatola, la confezione con all'interno Paperino, il cilindro, il cappello da marinaio e la scritta Wack. Ok, qua è scritto collezione 2 set, qui ci sta la prossima uscita. Adesso prendiamo la zaccagna e passiamo all'unboxing. Questo è il fumetto che come al solito contiene 5 storie. Qui ci sta il quadro, ritaglia le cornici per applicare le due foto e fissare con i magneti, ma a me francamente questo non frega niente. Ok, la confezione si presenta bene. Ok, apriamo. E ora. Qui dietro c'è scritto: divertiti ad arricchire le tue foto con magneti di Paperopoli e Topolini. Comunque, magneti di Topolino, completa il set con gli altri imprendibili oggetti. Poi è scritto il Gasp di Topolino. Qua c'è un'immagine di Topolino, un fiocchetto. Apriamo. Ok, adesso andiamo a vedere il fumetto. Contiene, come ho detto, come al solito, 5 storie. Storie destinate a diventare dei classici. I prossimi saranno mesi a tutto Topolino. Qui ci sta un po' di pubblicità. Poi, qui la pubblicità della Marvel. Poi, qui un po' di cose. Il solito abbonamento che a me, francamente, non frega nulla. Pubblicità di Disney Plus. Qua ci sta Ludus in Fabula, non so che roba sia. Poi qua c'è la lista ufficiale della Marvel. Poi qui c'è il prossimo fumetto. E che è? Poi qui c'è il secondo set che esce l'1 di giugno. Che dire? Qui c'è scritto Storia di Astiere Paperi, un libro che vabbè, a me francamente non frega nulla. Che dire, niente, ci vediamo alla prossima.